scelta di Giovanni di salutare personalmente ognuno di voi, le donne e gli uomini di questo comune che ci hanno affiancato in questi anni, senza i quali tanti risultati non sarebbero stati raggiunti. Li ho definiti Giovanni compagni di viaggio, di questo fantastico viaggio durato 9 anni e mezzo. E quindi, così come ho fatto già in Consiglio Comunale, ci tengo a ringraziarvi per come ci avete supportato in questa azione di rinascita e di rilancio della città, e mi permetto anche di ringraziarvi per come state collaborando in questo periodo, in questa fase transitoria che ci accompagnerà alle elezioni comunali della primavera del 2023. Ci siamo dimostrati un gruppo coeso, un gruppo leale, un gruppo attaccato alla figura del sindaco Giovanni Calabrese, e a mia memoria gruppi così coesi e così duraturi nel tempo, perché parliamo di tantissimi anni, non ne ricordo. Mi esprimo non già da Presidente del Consiglio quanto da appartenente a una squadra assolutamente coesa. Non è retorica la mia, è sotto gli occhi di tutti il rilancio di una cittadina pressoché in coma, e questo è stato possibile grazie alla visione strabiliante, euforica di Giovanni. E noi, insieme a lui e a tanti altri amministratori che dal 2013 ad oggi hanno gestito la cosa pubblica, possiamo dire senza tema di smentita di aver sempre guardato all'interesse di ciascun cittadino, mai a un interesse particolare. E quindi per me far parte di questa squadra è motivo certamente di orgoglio, e quindi chiediamo anche per il futuro, se mi sia consentito, uno sforzo ulteriore, quello di guardare al bene di Locri, di pensare che Locri abbia grandi aspettative, Giovanni. E questo intanto sarà possibile se il gruppo che tu hai creato e guidato e continuerai a guidare per il futuro manterrà la barra dritta con quella costanza, di quella lungimiranza che è sotto gli occhi di tutti. Grazie sindaco, per sempre sindaco. Si inizia sempre con un grazie, una lettera di commiato e di riconoscenza ad una persona che per lunghi 10 anni ha vissuto da primo cittadino la casa comunale. Ha vissuto la casa comunale come la sua seconda famiglia. Quasi 10 anni in cui le porte si sono aperte nelle prime ore del mattino, perché la vita amministrativa è stata intrapresa come uno stile di vita, una missione, bella, complessa, a volte faticosa, a tratti entusiasmante. Una missione per riportare alla città di Locri la lucentezza di una cittadina di cultura e storia, una comunità che vive ricordando grandi personaggi, uomini che hanno fatto la storia. È un luogo, Locri, che riecheggia tra l'archeologia, i miti, la storia, le meraviglie del paesaggio naturale. Una città, quella di Zaleuco, a cui è stata ridata la dignità, la tranquillità. Una città che, grazie a te, sindaco, ha riportato al popolo l'orgoglio di essere cittadini locresi, come ami sempre dire, e di essere uomini liberi. Tanti progetti, tante le opportunità, e con tenacia e determinazione anche gli ostacoli, gli inverni, quegli inverni bui, quelle estate roventi sono stati superati. Tante battaglie, siamo scesi in piazza con il popolo per rivendicare i nostri diritti, e lo hai fatto come cittadino, ma come padre di famiglia e poi come sindaco. Quando nessuno ha avuto il coraggio di decisioni importanti, a tutti i costi, costi quel che costi, tu lo hai fatto. Sei stato il sindaco, il nostro sindaco, quello a cui non dovevamo chiedere nulla, aveva già la risposta pronta e c'è anche la soluzione. Il tuo ufficio è stato il nostro ufficio, porte sempre aperte per i cittadini, in qualsiasi momento, senza feste, senza intervalli, senza sosta, costi a quel che costi. Casa tua è stata casa nostra, condividendo e programmando, vivendo momenti importanti,
e prendendoci anche piccole soddisfazioni. Come adesso e per sempre, noi ti diciamo grazie. Grazie per tutto quello che insieme al gruppo, ai dipendenti, i volontari, l'ambito territoriale, i tecnici, i responsabili di settore, i ragazzi della mobilità in deroga, la macchina amministrativa, i nostri ancora responsabili, tu sei riuscito a fare tutto questo. Sempre per la nostra città, mai una parola fuori posto. E se ci sono stati, e ci sono stati, toni alti, lo hai sempre fatto per difendere la tua città, per difenderci. Abbiamo sbagliato e abbiamo chiesto scusa. Siamo stati tratti in inganno e in errore, ma ci siamo ripresi. Abbiamo agito sempre in buona fede, sempre per la nostra città. Abbiamo imparato che per ottenere qualcosa bisogna lavorare sodo, bisogna conquistarla, sempre in nome della libertà e verità. Qualcuno parla di libertà e verità, noi abbiamo anche lavorato. E poi per me, sei essere sempre guida e compagno, amico e consigliere. Abbiamo vissuto momenti di tensione, ma sempre affrontati con rispetto e lealtà. Abbiamo messo da parte le nostre vedute diverse, lo abbiamo fatto per il bene della città. Abbiamo progettato, ideato, realizzato e condiviso momenti di gioia e dolore, quando basta uno sguardo per capire dove dobbiamo andare e cosa dobbiamo fare. Mi hai dato fiducia e responsabilità, che spero di ripagare con l'impegno quotidiano verso la città, verso questo comune e per i nostri cittadini. Al tuo fianco sono cresciuta, in silenzio ho ascoltato le tue lezioni, ho vissuto i tuoi momenti, ho apprezzato il rapporto con le istituzioni, con il mondo del sociale, la scuola, il sindacato, l'associazionismo, le autorità civili e religiose, il rapporto con la stampa, grazie anche a loro, per la capacità comunicativa, l'educazione e la gratitudine nei confronti delle forze dell'ordine. Ho sentito e apprezzato la tua eleganza e attenzione nell'indossare la fascia tricolore, con rispetto e lealtà. Ho scritto pagine importanti per te e con te. Abbiamo comunicato sempre con la città, con i cittadini, i social, sono divenuti strumento di vicinanza, sfogo, confronto e dialogo. La tua volontà a rendere partecipe la città è sinonimo di bene comune, perché la vita amministrativa si condivide, soprattutto con coloro che per ben due volte hanno scritto e detto sì a Calabrese e alla sua squadra. Sei stato sempre presente, anche quando dal letto di ospedale, anche con timore di non farcela, sei sempre stato con noi, anche con gli occhi lucidi, e la solitudine ti ha attanagliato in quell'ospedale. Il tuo pensiero era unico, la città di Locri. Grazie, Sindaco. È proprio vero, certi amori ti lasciano un'emozione per sempre. Ed è questa emozione che conserveremo per sempre, con l'augurio di continuare a starti accanto, sempre e dovunque, in questa nuova ed importante missione chiamata Calabria. Si è chiusa, scorso 27 dicembre, una parentesi importante della mia vita politica, umana anche. 10 anni sindaco all'interno di questo palazzo, vissuto, come avete detto, intensamente. Fare il sindaco 10 anni non è una cosa semplice. E ho visto prima un'immagine che partiva da lontano, le ali della città. È stata la mia prima candidatura a sindaco nel 2011, quando perdemmo le elezioni e vinse il sindaco l'onorevole Pere Lombardo. 2 anni dopo ero sindaco, forse perché ho creduto in quell'impegno, in quell'impresa, in quella missione che andava fatta in questa città, ed è stata veramente una missione al servizio della mia comunità, e non l'ho fatto da solo, l'ho fatto appunto insieme ai dipendenti comunali, l'ho fatto insieme agli amministratori, tutti quelli che hanno fatto parte di tutti i perloghi, non solo quelli che oggi sono rimasti al mio fianco fino alla fine, ma tutti quanti quelli che hanno partecipato e contribuito sia nel 2011, nel 2013 e nel 2018 alla vittoria e al governo poi della città nei due mandati politici. Ho sempre detto che i dipendenti erano fondamentali, che da soli non avremmo potuto svolgere quella missione che veniva dal nostro cuore, che era quello appunto di cambiare il volto, la storia, il destino di questa città.
una città che sapete benissimo è stata segnata per anni da cose negative. Abbiamo, ritengo, inaugurato nel 2013 una fase completamente nuova. Venivamo da un commissariamento e venivamo da una città che era spenta, buia, triste. Eppure ci siamo imboccati le maniche sin dall'inizio, consapevoli di quella per la nostra missione, il compito affidatoci appunto dai cittadini, che era quello di ribaltare una situazione difficile. Non ci credeva nessuno, è vero. Sono stati in tanti all'inizio a dirmi non ti candidare, non lo fare, non ne vale la pena. Vi posso dire che la pena è valsa, perché servire la propria città e vedere il cambiamento giorno dopo giorno è la soddisfazione più bella per una persona cui piace la politica. Ho sempre creduto sin da piccolo in un futuro diverso per loro. E oggi che è finita questa bellissima esperienza, che abbiamo dimostrato che una città che era sempre sotto i riflettori per cose negative, oggi viene vista per cose positive, una città appunto che è cambiata. Penso che sia non una vittoria personale, ma una vittoria di tutti quanti. Dicevo, abbiamo cambiato la storia e il destino. Abbiamo contribuito in tutti i settori della vita politica e amministrativa di questa città a portare qualcosa di diverso. E ritengo, non lo dico perché sono stato la guida di questo percorso, l'abbiamo fatto e l'abbiamo dimostrato in tutti i settori, partendo appunto dal comune e riqualificando innanzitutto il modo di fare politica, riqualificando poi quello che è anche l'assetto amministrativo di un comune, cercando di riorganizzarlo con il contributo di tutti, dando anche dignità di lavoratori a tutti quanti. Oggi a voi, insieme all'amministrazione attuale guidata da Peppe in questa fase di transizione, compete un ruolo importante, quello di dare continuità a questo percorso, quello di dimostrare che è venuta meno una guida, c'è un'altra, c'è sempre una squadra, c'è la volontà da parte di tutti di continuare quel percorso, di tante cose importanti che, come diceva Peppe, continueranno a dare un ulteriore contributo a quello che è stato appunto il cambiamento. Tante le cose fatte in tutti i settori. Diceva prima qualche giornalista oggi, allora che c'è una città ordinata, pulita, ed è una cosa molto bella, e questo è merito di tutti. E ricordo che prima, quando siamo insediati, avevamo i rifiuti quasi fino al primo piano, al secondo piano delle case, un momento veramente triste, drammatico e difficile, semafori spenti, le strade completamente al buio, e una città completamente devastata, un palazzo allo sbando. Sembrava fosse impossibile, perché non è stato così, ma non perché c'è stato Superman o una squadra di supereroi, c'è stata una squadra di persone normali innamorate della propria città. E quando si è innamorati della propria città, i risultati si possono ottenere, e noi li abbiamo ottenuti nel mondo della scuola, dando dignità appunto partendo dai più piccoli, grazie anche al settore delle politiche sociali, all'ambito che abbiamo conquistato in questa città, che con grande difficoltà è andato avanti, molto avanti finanziamenti, guardando alle situazioni più difficili di tante famiglie. L'abbiamo fatto nel settore dell'ambiente, nel settore del sociale, nel settore della cultura, con tanti eventi bellissimi, nel settore ludico. L'abbiamo fatto nelle manutenzioni, abbiamo ricostruito una città prevedendo strade, marciapiedi che non c'erano, di tutto, abbiamo cercato di efficientare e dare luce a tutta la città, ma tutto questo, guardate, non ce l'ha regalato nessuno. Tutto questo l'abbiamo fatto lavorando dalla mattina alle 7, a mezzanotte, all'una e spesso anche di notte, perché vedete, per come lo interpreto io, quello che ho cercato anche di trasmettere alle persone, agli amici, agli amministratori che mi hanno seguito in questo percorso, le cose si ottengono se si lavora, se si crede in quello che si fa, perché si può fare veramente tutto.